Come decidere quando uscire da un investimento? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di una tecnica, di un metodo per capire quando uscire da un investimento, analizzando tre regole fondamentali. Questa, è una domanda molto comune che mi fate, ragazzi, attraverso i commenti, attraverso le mail. Mauro, quando devo uscire? Quando è giusto uscire da un investimento? Ho guadagnato, ho fatto profitto. Ho pensato di realizzare questo video per voi andandovi a dare tre regole fondamentali, semplici, applicabili su tutti gli investimenti che state mettendo in atto in questo momento. Prima di passare ovviamente a queste regole, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un mi piace, soprattutto per farmi capire se questo tipo di video, questo tipo di nozioni, di informazioni che vi sto dando sono di vostro gradimento, perché attraverso i mi piace riesco a capire quale video vi è piaciuto appunto di più o di meno. E vi dico anche un'altra cosa, ragazzi: vi darò queste tre regole, questo metodo da applicare, ma come sempre faccio alla fine del video, dopo queste regole andremo a vedere perché ho chiuso un investimento, io personale, un investimento che era stato il mio cavallo di battaglia negli ultimi settimane in generale, perché più o meno da maggio che l'ho portato avanti, ne ho parlato tantissimo nel canale. Vi farò vedere perché l'ho chiuso, proprio perché due di queste regole non erano più valide. Bene, prima regola fondamentale, ragazzi: è giusto chiudere un investimento se sono cambiati gli obiettivi che vi avevano spinto a mettere in atto quel tipo di investimento. Questa è una regola abbastanza semplice perché è di natura soggettiva. Allora, immaginiamo, ragazzi, che a un certo punto della nostra vita aumenta il nostro nucleo familiare. Gli obiettivi che io avevo prima e quando ho messo in atto, per esempio, un determinato investimento, sono andati a cambiare. In quel caso è giusto chiudere un investimento se non rientra più nelle nostre priorità, perché ad esempio potrei avere necessità di una somma, di un investimento, e quindi in quel determinato momento magari lasciare una capitale a rischio di un investimento magari anche volatile potrebbe essere pericoloso. Oppure ho deciso di iniziare una nuova attività di business, magari in questo momento particolare con quella che è l'attuale situazione, potrebbe essere anche una cosa abbastanza comune. A quel punto mi serve il capitale per creare questa nuova azienda, decido di prenderlo da un determinato investimento. Quindi sono cambiate delle piccole cose all'interno della mia persona, della mia vita. A quel punto, tutto quello che io avevo fatto prima relativamente al mio investimento, al mio portafoglio, non ha più senso di esistere. Perciò in quel caso è giusto chiudere un investimento. Secondo metodo, ragazzi, iniziamo a entrare in quello che non è più una regola soggettiva, ma è una regola oggettiva. Quindi, seconda regola che dovete andare a verificare: è giusto chiudere un investimento se quelli che erano i presupposti che vi hanno fatto assumere quella posizione sono cambiati. Allora, anche qui vi faccio degli esempi molto semplici. Immaginate di aver acquistato, per esempio, i titoli azionari di un'azienda perché vi aspettavate una crescita importante, magari dei ricavi, o semplicemente avevate analizzato le prospettive relative a quel determinato mercato, quel settore, avevate detto: benissimo, questa azienda può salire di fatturato nei prossimi mesi, vado a comprarla. Quando questo rialzo, questo aumento magari di quel dato non si verifica, ragazzi, è giusto andare a chiudere il vostro investimento perché sono cambiate delle cose. Faccio ancora un altro esempio: immaginiamo di aver acquistato Apple perché pensiamo che le vendite del nuovo iPhone siano vertiginose, poi aspettiamo l'uscita del nuovo modello, appena uscito tra le altre cose, e vediamo che in effetti non ci sono grandi novità. Pensiamo che a causa dell'attuale situazione le vendite non saranno alte. A quel punto decidiamo di chiudere la nostra operatività. Oppure, ragazzi, nel mercato criptovalute, e qui faccio un piccolo spoiler: abbiamo investito su un token, per esempio, o su una criptovaluta, perché magari tutto quello che era l'ecosistema di quella criptovaluta portava ad un'idea di rialzo del prezzo di quella cripto. Però, cambiando le carte
carte in tavola, sono cambiate magari le regole aziendali, le idee di business, le attività di marketing che un'azienda è andata a fare, e a quel punto decido di uscire da un investimento. Questo è uno spoiler, vediamo chi ha già capito quale sarà l'esempio di questo video. E siamo alla terza regola, ragazzi, e la più importante secondo me: è giusto chiudere un investimento nel momento in cui il trend di mercato di quell'asset, di quello strumento finanziario è cambiato ed è diventato un trend negativo. Ok, lo so che molti di voi non apprezzano, magari non amano questo tipo di logica, ragazzi, ma alla fine di questo video vi darò anche la mia idea del perché è importantissimo e perché sono 2 anni che io batto ancora il chiodo con questa idea, proprio per, tra virgolette, ragazzi, salvare il BIP a tantissime persone, soprattutto neofiti che ragionano in questo mercato e che poi si troverebbero in una complessissima situazione emotiva da gestire. Quando cambia il trend, cosa significa in particolar modo? Significa che tutto il mercato pensa che il prezzo di quell'asset finanziario sia troppo grande, troppo alto, troppo elevato. A quel punto inverte il trend. Ragazzi, allora bisogna distinguere un'inversione di trend da medio-lungo periodo da un'inversione di trend dovuta alla contingenza attuale. Non parlo di quelli che sono trend di lungo periodo rialzisti che vengono ad essere modificati soltanto nel breve periodo, un mese, 2 mesi, ragazzi. Non parlo di quelle inversioni di trend. Io parlo di inversioni di trend di lungo periodo, ragazzi, che hanno spesso riguardato delle stocks, delle aziende, delle azioni, quando per esempio il business relativo a quelle aziende era ormai volto al termine. E ne abbiamo tantissimi esempi, ragazzi. Più elementare, più semplice che mi viene in questo momento da dirvi è quello di Nokia. Era la regina dei mercati di tutto il mondo e a un certo punto qualcosa è cambiato. L'azienda non è riuscita a stare al passo con l'innovazione, è stata scavalcata dal punto di vista tecnologico. Il trend di quel titolo ha invertito e a quel punto era giusto uscire. Chi non è uscito da quello strumento finanziario, ragazzi, si è ritrovato con in mano semplicemente della sabbia, del nulla, perché a Nokia è praticamente andata in fallimento. Quindi pericolosissimo tenere nel vostro portafoglio un asset che ha un trend di lungo periodo ribassista. Allora, vi ho dato le mie 3 regole, ma adesso andiamo a ragionare su un caso specifico che ho personalmente utilizzato. Ragazzi, qualche giorno fa ho chiuso totalmente il mio investimento personale nella criptovaluta CRO, quindi il token CRO di crypto.com, e qui si possono scatenare una serie di opinioni. Perché ho fatto una cosa del genere? Adesso lo vediamo, ragazzi, perché 2 di queste regole non erano più valide. Allora, a quel punto ho preferito uscire da questo mercato per aspettare, al di là di quella che è la mia opinione sull'attività di che sta facendo questa azienda, che reputo tutto sommato una attività assolutamente corretta per un'analisi di stabilità aziendale del lungo periodo. Allora, vi faccio vedere anche il grafico e vi spiego intanto i 2 motivi che mi hanno portato a questa decisione. Decisione che ho anche pubblicato, ragazzi, sul mio canale Telegram qualche giorno fa, che si è rivelata anche essere una decisione assolutamente corretta, perché il CRO ha continuato a scendere anche parecchio nei giorni scorsi, e quindi ci siamo salvati già da una minusvalenza di circa il 10% che questa cripto aveva fatto, diciamo, in questi giorni. L'ho pubblicato sul canale Telegram, ragazzi, trovate il link in descrizione, è gratuito. Allora, perché sono uscito dal CRO? Quello che è cambiato è la regola numero 2 e la regola numero 3. In particolare, i motivi che mi avevano spinto ad assumere una posizione rialzista, a fare l'investimento su questa criptovaluta, sono venuti meno, ragazzi. Perché? Allora, analizziamo quello che è successo da maggio in poi. L'azienda crypto.com ha eliminato l'MCO, che era un token, ragazzi, che fungeva da salvagente per il CRO, perché faceva, diciamo, convergere quello che era la vendita costante relativa al cashback, perché il cashback era dato in MCO, la faceva convergere su un altro token e non sul token principale, che invece veniva utilizzato a modo investimento, quindi per finanziare l'azienda, quindi attraverso l'earnings e i rendimenti che generava. Perciò c'era una
massiccia richiesta del token CRO, perché da una parte fungeva da token che poteva dare un rendimento, mentre l'MCO era il token che noi vendevamo, ragazzi, proprio perché ci venivano dati i cashback, lo trasformavamo in CRO, in pratica si faceva questo. Venendo meno il MCO con il famoso swap che è avvenuto, già era cambiata la natura del CRO stesso. Cosa ha fatto ulteriormente l'azienda? Ha iniziato a utilizzare quelli che sono una serie di servizi innovativi che nel mercato criptovalute negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere, ragazzi, quindi le pool di liquidità attraverso il DeFi Swap e quello che è stato il supercharger, l'ultimo investimento che io ho fatto con i miei CRO relativi all'attuale situazione. Ma in realtà, ragazzi, le somme svincolate dal CRO sono finite comunque su un servizio di crypto.com, ma se volete sapere dove sono finite queste somme che ho svincolato dal CRO, me lo scrivete nei commenti, ragazzi, faremo un video dedicato, vi spiego perché anche ho messo quelle somme lì, perché l'obiettivo di mio è sempre quello, appunto, di rincorrere rendimenti importanti, rendimenti maggiori. Ho fatto questo switch, quindi ho venduto i CRO per Bitcoin e li ho trasferiti su un servizio di crypto.com. Se volete sapere quale, scrivetemelo nei commenti. Con l'avvento del supercharger e del DeFi Swap, il CRO subisce ulteriore inflazione, perché ci sono dei rendimenti positivi che danno questi servizi ed è giusto che l'azienda è stata al passo andando a innovare, mettendo dentro il suo paniere questi servizi che sono anche assolutamente importanti, però questo favorisce la svalutazione del CRO, perché devono dare rendimenti su quei servizi e devono essere anche rendimenti in linea con gli altri servizi, quelli di Uniswap per esempio. E a quel punto, ragazzi, abbiamo nel caso del DeFi Swap una emissione di CRO che vengono dati in bonus e questo è negativo, quindi l'inflazione aumenta. Dall'altro punto di vista, non mi è piaciuta la politica relativa agli earnings dell'azienda, che ha tagliato dall'oggi al domani in maniera veramente drastica gli earnings, per poi, tra le altre cose, ripensarci il giorno dopo con delle tecniche particolari di marketing, ragazzi, un po' forse non del tutto corrette. Allora, queste cose, ragazzi, da alcuni punti di vista sono giuste per quanto riguarda la stabilità del lungo periodo di crypto.com, ma da un punto di vista di investitori non è una scelta azzeccata, perché gli investitori, quando vedono questo tipo di atteggiamento, solitamente vanno via. Questi motivi hanno modificato, appunto, quella che era la struttura iniziale che mi aveva fatto decidere di mettere i miei bitcoin su CRO e quindi sono andato via. Vi faccio vedere anche il grafico per dirvi che era c'è stata anche una modifica strutturale di quella che era la terza regola, perché la terza regola, ragazzi, indicava un cambiamento di trend. Guardate qui quello che è successo nel momento in cui crypto.com, CRO scusate, ha invertito il trend su Bitcoin, cioè ha fatto il breakout di questo livello di supporto. Già il trend era negativo, ma qui, fin qui, eravamo in barra di congestione da un punto di vista di medio periodo. Nel momento in cui brecca questo livello, entra in maniera ufficiale in trend negativo di medio periodo. Lungo no, ragazzi, perché crypto.com ha ancora un trend di lungo periodo, tendenzialmente long, il CRO, però è pericoloso per chi come noi investe nei mercati cripto. Perché? Perché sappiamo che queste criptovalute possono anche scendere fino a livelli molto bassi, quindi arrivare anche qui magari, ragazzi, ma da qui a qui parliamo di un 50%, quindi stare in un mercato che ha un rischio di ribasso intorno anche al 50% è pesantissimo. Quindi trend di lungo periodo del CRO resta ancora long, ma nel medio periodo si era invertito il trend. La regola numero 3 che vi ho spiegato oggi non era più rispettata, ho deciso da qui in poi di chiudere l'operazione. Cosa penso io relativamente a questa situazione di crypto.com? Cosa penso del CRO? Ragazzi, allora, quello che ha fatto l'azienda crypto.com, secondo me, è nel lungo periodo una scelta di sostenibilità, quindi giusta e assolutamente conforme a quello che mi aspettavo. Però, ragazzi, io sono anche un investitore, quindi da una parte dobbiamo scindere quelle che sono le due figure, e la figura della persona che dice: ok, questa azienda è fantastica, sta facendo il giusto operato, io uso tutti i giorni la carta crypto.com, ragazzi, quindi CRO relativi alla carta sono rimasti in stake, anzi vi lascio il link in descrizione della carta
carta, ragazzi, del referral, perché vi danno ancora $50 fino al 1° novembre. Dopodiché si dimezza. Quindi, se non avete ancora la carta crypto.com, quella secondo me è una scelta must da avere a tutti i costi, perché è la migliore carta di pagamento che potete avere in questo periodo storico. Se fare lo stake dei CRO per avere la carta di crypto.com ha tutta un'altra idea. Non è un investimento, ragazzi, è una cosa che noi mettiamo lì per avere dei benefici che otteniamo attraverso la carta, benefici che sono fantastici, ok ragazzi? L'azienda sta procedendo verso una strada di crescita e di sostenibilità, quindi giusto così, perché ha fatto i numeri, parliamoci chiaro, in questi mesi, quindi in quest'anno ha fatto veramente grandi numeri. Ma dal punto di vista di investitore, stare su una criptovaluta che in questo momento è soggetta a tutto quello che vi ho detto prima non era giusto. Moltissimi utilizzano la famosa tecnica, insomma, io mi scontro anche nelle varie discussioni, nelle varie opinioni anche con voi, su quella che è la tecnica dell'holder con lo struzzo, insomma, dico sempre, con la testa sotto la sabbia, perché si sta all'interno magari di trend sui mercati cripto che sono negativi per tanto tanto tempo. Ragazzi, nei mercati criptovalute stare contro trend su un mercato è deleterio. È inutile che stiamo qui a ragionare, perché dovete preservare quello che è il vostro capitale psicologico, ragazzi, perché il capitale psicologico del trader e dell'investitore è la prima cosa che dovete salvaguardare prima ancora di quello economico, ragazzi. E stare contro trend su una cripto che non è collegata a un'azienda, ragazzi, non è come stare contro trend per 2 mesi su un'azienda come Tesla, ok? Siamo su un'azienda che è una cripto, quindi una super startup, dietro ci sono progetti che possono fallire da un momento all'altro. Dovete ragionare su queste cose, non dovete andare contro trend nel mercato criptovalute su alcune cripto perché vi piace il progetto, ok? Il progetto vi piace, la tenete in watch list, la tenete sotto controllo. Io adoro crypto.com, vi dico, mi trovo benissimo con questo progetto, quindi CRO sicuramente rientrerà nel mio portafoglio quando il trend invertirà, ragazzi. E questo è quello che voglio dirvi, e questa è la cosa più importante di questo video. Utilizzate queste regole che vi ho detto per decidere quando uscire da un'operazione. Non vi affezionate all'operazione solo perché vi ha fatto guadagnare tanto. Io ho fatto quasi il 100% con questa cripto, era il momento di tirare i remi in barca, di portare i soldi a casa, di portare il profitto a casa, e poi rientrare quando le acque si saranno calmate, quando il prezzo di questa cripto avrà incontrato una nuova area di stabilità che per me potrebbe essere magari rilevante. A quel punto sguiscio. Ma vi dirò di più, c'è anche un sistema per dire: chiudo questo investimento, ma siccome quello che sta facendo l'azienda mi piace, faccio in modo che comunque non esco del tutto da questo investimento. E qual è il metodo? Quello che ho fatto io con l'investimento che vi ho detto prima, cioè dove ho posizionato queste somme. Va bene ragazzi, allora per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Chi di voi vuole sapere di più sulla continuazione di questa storia, scrivetemi nei commenti, vi farò sapere dove sono finiti i miei bitcoin usciti dal CRO. Buon weekend, divertitevi, ciao!